salve a tutti, puntata di Onorato di giovedì 10 settembre. Sto tornando a casa, come al solito sono quasi le 8, perché qualcuno, insomma, in buona sostanza sta rompendo un po' i coglioni per i video. Ma voi non rompete i coglioni, a prescindere, e lo fate soprattutto iscrivendomi al mio canale, per cui c'è sotto il pulsantino scritto iscriviti, clicca lì, attiva la campanellina, poi dopo, per non perdere tutte le mie notifiche, quelle di oggi per esempio invece te le saresti perso comunque, ho visto che non l'ha caricato. E poi dopo dice ok, magari mi posso perdere le notifiche perché YouTube non si ricorda a mandarle, e quando sto coglione qua, cioè ho una bandana, carica le robe, perfetto. Clicca, cioè vai sotto in descrizione, c'è a un certo punto tutti i riferimenti a una bandana e un link, clicca lì e seguimi ovunque, in particolar modo sulla la pagina di mia, di Ono Bandana, e lì io ti avverto sempre di tutto, di cui se mi segui là non ti perdi niente, oltre al fatto che ti vedi anche altre cose che non riguardano solo Onorato, per cui insomma ecco. Allora, stavo dicendo, insomma, qualcuno comincia un po' a rompere le palle perché deve per forza caricare, deve forza leggere, deve forza avere sto cazzo di video là del 4, e mentre qualcuno rompe le palle, ecco, che le vuole forza immediatamente, subito, e io avevo detto di guardare, io sono preso male, cioè non ho tempo, per cui no, non ve l'aspettate entro poco, invece qualcun altro, e io sto prendendo il telefono apposta per dirvelo, invece ha avuto la cosa di scrivere a me ovviamente, ma anche al mio capo ufficio, questa mail che vi vado a leggere. Ovviamente credetemi, non vi faccio vedere perché insomma è una cosa un po' privata, per cui insomma vi posso far vedere la mail, perché sennò si vede chi l'ha mandato, non è bello. Posso dire che è la direttrice, chiamiamola così, non so in realtà quale sia la sua mansione di preciso, però diciamo che è la direttrice della fondazione Università Ca' Foscari, e mi ha mandato questa mail, ripeto, con il mio capo. Desidero ringraziarti di cuore, vabbè, ovviamente ciao Luca, mi chiamo Ono Bandana ovviamente, ciao Luca, desidero ringraziarti di cuore per la disponibilità e la professionalità dimostrata in occasione dei due convegni organizzati la scorsa settimana. Parla ovviamente di quello che c'è stato il 4 qua a San Giobbe, il SIF, e del quella che c'è stato invece il primo di settembre della pulizia là, insomma, che è stata un'ammazzata anche quella. E dice, tu cazzo che sta dicendo? Vabbè. Allora, insomma, la scorsa settimana. Scusami se ti scrivo solo ora, ma ci tenevo a farti sapere che per tutte noi sei stato molto prezioso e hai contribuito al buon esito degli eventi. Grazie e buona serata. Ovviamente si è firmata tutte noi, perché in buona sostanza in fondazione chi lavora non sono donne, ecco perché tutte noi. Non è che mi sono messo a fagiolo, insomma, magari in una prossima vita, ma non ho ancora pensato a questa alternativa di reddito, quindi ha scritto questa cosa. Questo perché ovviamente a me non è che me ne viene qualcosa di più in senso monetario, insomma, ecco, cioè non è che adesso se apro il mio conto trovo più 1000 o più 2000 euro, più 500, più 100,
più 50, più qualcosa, ecco, trovo niente, anzi forse anche qualcosa in meno, che ho visto in me scalato qualcosa, non so, forse che cazzo, cioè stavo forse il pagamento, immagino una bolletta del telefono, non lo so. Comunque sta di fatto c'è un più, c'è un meno qualcosa in realtà. Ma però scusate, non si dice, però non. Cioè, comunque è una cosa che fa piacere. Sono quei piccoli gesti che fanno piacere. Perché? Perché ripeto, non è un punto di vista monetario, perché ripeto, non. Tolto che avrebbero dovuto pagarmi almeno una visita cardiologica, perché dopo quelle corse che ho fatto in questi due eventi penso di aver perso qualche diversi mesi di vita per le corse che ho fatto, per cui insomma almeno magari una visita per vedere insomma se il muscolo cardiaco sta a posto oppure è da intervenire prima che esploda. Potrebbe essere insomma piacevole, però comunque a parte gli scherzi, comunque fa comunque piacere, sono quei piccoli gesti che fanno piacere. Perché? Perché non è tutto dovuto, ecco, questo che non capiscono, che il tecnico non è dovuto a tutto, ecco, non è che è votato al martirio e deve esaudire, cioè non è il genio della lampada, ecco, il tecnico deve fare una cosa che soprattutto è bene, ma se diciamo è programmata, cioè se uno ha fatto delle prove anche generali addirittura, come se fosse una rappresentazione teatrale con una modalità, e poi non dico che avviene una cosa che è imponderabile così, ma è una cosa che è stata travisata completamente. Cioè devo avviare una cosa che non è stata minimamente pensata, ecco, come possibilità, e che è una cosa che non c'entra assolutamente niente con l'evento in buona sostanza, che anzi direi che è quasi una manchevolezza, una mancanza di chi ha organizzato l'evento. Madonna, sto locomotore fa un casino. E il tecnico poteva benissimo dire, lo sai che ti dico, sti cazzi, il problema è tuo, pigliatela nel culo, cioè nel senso, ecco, per cui non è che sì, ok, cioè ti rende possibile ciò che ha, cioè con ciò che ha, ma non è che ti fa l'impossibile. Invece qui abbiamo fatto spesso e volentieri l'impossibile in tutte e due le occasioni, per cui non era dovuto che uno facesse l'impossibile. Uno dice tarangi, e invece non c'è stata sta cosa, c'è stato un cercare di risolvere in maniera alternativa per la serie, ti faccio fare l'evento. Chi sta a casa, in buona sostanza, non se ne rende nemmeno conto che c'è stato un problema, come è successo per il pozzo, come è successo per il pozzo qua, per la pulizia del manufatto, che poi in realtà era il pozzo, ma non è stato il pozzo. Però lì è stato mascherato, è stato detto abbiamo deciso di pulire un'altra cosa perché c'era stato brutto tempo il giorno prima, invece non c'entrava un cazzo brutto tempo, ecco. Cioè c'era un'altra motivazione, e l'altra motivazione è stata che qualcuno ha pulito il pozzo con l'idropulitrice e non doveva farlo, e che andava invece usato questo prodotto. Ecco. Però insomma, cioè, per la serie, a parte questo, invece per il SIF ci sono state delle problematiche, delle robe, ma sono stati minimali, poteva essere molto peggio, poteva essere veramente un gran disastro, invece è stato totalmente risolto. E, cioè, il tecnico non è tenuto a fare questo, a fare l'impossibile, è tenuto a dare il massimo, ma con quello che hai, con la strumentazione e con le prove fatte, non a fare miracoli, ecco. Per cui ogni tanto questi riconoscimenti, ripeto, seppur scritti, seppure sono dei grazie, delle robe, però fanno piacere,
soprattutto il fatto, ecco, che non è ciao grazie così a voce che vedo io e basta, so solo io e non sanno un cazzo gli altri, ma comunque è stato messo anche il mio capo per far vedere che comunque, insomma, ecco, è un riconoscimento che non so proprio un pirla, ecco, non perché il mio capo mi consideri un pirla, però insomma, ecco, cioè, per essere, mi auguro che domani, dopodomani, quando sarà, ma no, dopodomani no perché è sabato, che domani mi dico, ma che cazzo hai fatto? perché addirittura ho dovuto scrivere questa mail, ecco, cioè, mi auguro anche questo, cioè, capito? Insomma, voglio dire, sono quelle cose, ripeto, minime, che sono minime, però che comunque fanno bene, e purtroppo tanti non le capiscono queste cose. Io ripeto, non è che voglio una statua ogni volta che faccio un evento, però se io ti faccio l'impossibile, quantomeno un minimo di riconoscimento, e non di quello pretendo, ma quantomeno sarebbe, come dire, una cosa carina, una cosa accettabile, una cosa anche, diciamo, intellettualmente onesta. E invece no, invece in questo caso, ecco, e poi prendete esempio voi che organizzate eventi, che se il tecnico sta lì e ti fa in buona sostanza i miracoli, non dico devi pagarlo di più, cioè, se ce la fai sì, tra parentesi, se te lo puoi permettere fallo, perché è sempre molto gradito, però quantomeno paga magari il giusto, però mandagli anche una mail, fagli un encomio scritto tra parentesi, perché verba volant è scritta male, oltre al fatto che comunque è una cosa che, fra virgolette, non ci vado adesso a mangiare una pizza con questa mail, però comunque torno a casa un po' più sereno, diciamoci le cose come stanno, torno a casa un po' più sereno e dire, vabbè, mi sono fatto il mazzo, però il mio lavoro è stato apprezzato. Questo è la cosa, questo è il succo della situazione. Per cui voi che organizzate eventi prendete esempio, ecco, che insomma, che ricordatevi che il tecnico non è il genio della lampada, ecco, forse potrebbe essere questo il titolo, diciamo, della puntata di oggi: il tecnico non è il genio della lampada, quindi non esaudisce i desideri più assurdi e più peccaminosi, a meno che non c'ha tra le gambe un bisatto, come dicono qua, cioè una anguilla, e in quel caso potrebbe anche, che ne so, no, nel mio caso no, cioè, c'è questo, ma non... Con un bandana si vanta sempre troppo di alcune cose, e no, è la realtà, e vabbè, comunque adesso ti attraverso sto cazzo di cose, guardate, tra uno scorcio del canal grande, forse non proprio lo scorcio più bello, e adesso faccio questo cazzo di conto. Adesso in teoria io vado a Piazza di Roma e attendo la mia compagna, che lei ha finito adesso il servizio, e io invece il servizio devo finire alle 5, anche alle 4, e invece purtroppo non si riesce più, non si riesce a uscire per qua. Adesso magari metto così almeno vedete che io ho 5 menti, quindi ecco, insomma, morale della favola, questo è oggi. Vabbè, diciamo che è iniziato non proprio benissimo la giornata, perché insomma ho dovuto prendere un treno dopo, mezz'ora dopo, quindi qui
diciamo, si è ritardato tutto. Infatti la puntata è andata in onda un quarto d'ora dopo quella di oggi, perché in buona sostanza non l'avevo preparata e quindi ho dovuto correre, fare l'impossibile, ce l'ho fatta, ma insomma non è, forse è stato anche questo il motivo per cui non è andato, YouTube non ha mostrato quei, il pop-up, insomma, la notifica, forse è stato anche quello il problema. E vabbè, io sono arrivato qua a Piazzale Roma, per cui quello che dovete fare ve l'ho detto, e niente, mo adesso questa ha deciso di essere investita perché passavo il rosso, forse non hanno capito che se è rosso non devono passare, non è perché c'è l'attraversamento pedonale allora possono passare, cioè se è rosso tu devi star fermo. Strano perché prende il treno, la corriera, no, ma questo è completamente rosso perché non scappa più, si è rotto, passando tutti. Vabbè, qui ci sono anche gente che va a prendere e dopo ho trovato che Oh, eccolo, ok. Ah, insomma. Sì, ma è rosso. Tizio, ecco, ora è verde e ora si può passare, ma ora. Io non capisco perché la gente è così allergica alle regole. Cioè, se è rosso, devi sta fermo. Cioè, non capisco perché. Poi dopo, oh, mi hanno investito! Oh, sono stato. Il treno mi ha portato via la macchina! Cazzo, cioè. Voglio dire, se è rosso e te passi, testa di cazzo. Vabbè, e noi invece non fate la testa di cazzo, rispettate le regole e noi a questo punto ci vediamo alla prossima puntata, perché io sono arrivato qua e quindi adesso cado, ecco, ho rischiato di cadere, è una cosa un po' troppo al liscio. Va bene, ciao a tutti, alla prossima puntata.